cazzo che mi teneva nascosto di qua? Ecco, nemmeno. Dove sei andato, Beppe? No, no, sono solo aperto la porta. No, perché? Questa è una cazzata. La porta È una principale? cazzata. Sì, è una cazzata, in realtà. Tu un attimo. Ah, boh, sta Ma mi destabilizzato. sono creato per questo, mi sono creato per questo. Se pensa, che coglione. Va bene. No, ma dobbiamo andare di qua, siamo sicuri? C'erano delle Sì, scimmie sì, qua sì. dietro. Ok. Sì, siamo sicuri perché dobbiamo andare alla sala dove c'è la bobina, nello studio, per riprodurre la pellicola. Nello studio. Mi pare che avevo visto Ah, interagisci. La nostra famiglia è felice, il miglior amico di Rosa in tutto il mondo. Rosa adora questa favola. La cosa più importante della nostra vita, un regalo di nozze della nonna, prova d'amore eterna Boh, via. dobbiamo combinare i cosi in modo giusto. Allora, alla Allora, pellicola. stiamo calmi. Il migliore amico di Rosa è la scimmia. Rosa adora questa favola. Bisogna. Poi. Vabbè, sarà la favola quella. Aspetta. No, aspetta. Porco. Sarà la favola quella dei doni della morte. Allora, quindi qual è Esatto. il coso? Il migliore La amico di prova Rosa di. d'amore è di qua. Vediamo un po' che dice ancora. Il regalo di nozze della nonna sarà il carillon, la cosa più importante della nostra vita. Boh, io penso di averlo già fatto. Riproduce filmato. Io no, la cosa più importante della nostra vita è la bambina, il regalo di nozze della nonna Un è. pozzo. Ma che cazzo è? Ragazzi. Boh. Dobbiamo andare a ficcarci in un pozzo, stai dicendo. Fondamentalmente sì. E cazzo esce da lì, quella del film. Ok. Buono, caduto tutto, spacchiamo tutto. Ok. Boh, andiamo di qua, la porta che si è aperta. Forbici. Allora, qua in basso. Interagisci, hai una shortcut, mi sa. Ah, una shortcut. Hai ragione, perché tutti gli. No, minchia, mi sono creato addosso. Mi sono girato di scatto. Con i comandi del cazzo. Usa il telefono. Pronto? Come Resident Evil 7. Questa è chiaramente la parte della Resident Evil 7. Niente, torniamo nel laboratorio. Però allora porco di. Adesso se risponde Zoe. Pronto? Emily, che cazzo parli? Mia, what are you talking about? Questa sapeva già qualcosa, non gli ha detto un cazzo. Sì, o parlano della bambina. Tipo, ha tenuto nascosto che la bambina è una bestia di Satana. In questa parte mi sta piacendo, proprio piacendo, un fottio. Eh sì, ma per il semplice fatto che ci sono le. Sì, qua c'è una porta che non possiamo aprire con un bambino che dobbiamo premettere. Mica, guarda che cazzo. Guarda la limia. Però fammela aprire sta parte. Che cazzo vai? No, ci sono le rivelazioni sul bambino. Orco dio. Morisse tua madre. Ci Bastardo. sono le rivelazioni sulla storia, quindi io sto tagliando, eh. Ma che Vai, cazzo è caduto? tette. Allora. Ah, lì raccogliamo quel cazzo di coso. Eccola lì. Allora, direi di andare a mettere. Ma chi è? Ma vaffanculo radio di merda. Vabbè, andiamo a mettere il suo stemma. Sta venendo da vomitare, non capisco se sto male o se è il gioco. Che hai la tensione del gioco. Allora.
Però non sai mai cosa ti può capitare adesso, cioè. C'è quell'attenzione. Io ho ficcato il medaglione e si è aperta la porta. Ed è tutto Sì, l'avevo buio. già fatto. Col cazzo. Non mi piace, ho già l'ansia. PT Piano, vieni totale, qua. PT totale. Mi E sto niente, qua andando. c'è il pozzo, Beppe, devi andare nel pozzo. Ecco il pozzo. È Sto tutto posto blu. me lo dà rosso, guardiamoci in giro per una ruota. Esatto. Nella culla non c'è una minchia. Non possiamo sparare un cazzo, quindi. Sì, no, esatto, volevo dirti questo, cioè. Non È puoi rosso, neanche. ma non È c'è rosso un ora, vedi. cazzo. C'è sta la culla Niente, che si secondo muove. me qua è sempre tutto rosso il modo di dire. Allora. No, Niente, stiamo entrando nel pozzo, beh, ecco, ma vabbè, si fa animazioni più veloci, no? Sì, Dai, sono dai. entrato tanto. Andiamo, andiamo. Bellissima sta parte. Io so che poi ci saranno altre parti magari peggiori, però loro alterneranno. Chiave del quadro elettrico. Sì. Te lo ricordi il Ah, ecco quadro perché era elettrico, rotta. Sì, era no? vicino all'ascensore. Cos'è? Cosa ho sentito? Siamo senza armi. Infatti. Allora, bambina di merda. Niente, il quadro elettrico era l'inizio del. Sì, so dov'è. È l'inizio, dove c'è l'ascensore attaccato. Vai via sta bambina nel cazzo. Piangi. Poi Fa il piangi. BB. Tanto noi siamo abituati, quello piangeva sempre, esatto. È tutto buio diventato. Oh, luce rossa. Più che non sia luce blu. Calmissimi qua, raga. Io salvo. Tu Esatto, salvi. io salvo. Sì, io ho dato la salvata. Qua succederà. Cioè, questo è PT, chiaramente PT. La radio. Cioè, devo andare nel corridoio tutto nero, buio. Questo è chiaramente PT, fondamentalmente. La parte di Ausa Beneviento è. E PT. Niente, io sto andando. Dov'era il quadro elettrico di sta minchia? Era dallo studio la porta quella di dove c'è quella X è un dove c'è la mappa quella X è l'ascensore, quindi era accanto a. Oh Cristo! Porco di. Porco di. Ma che cazzo è? Ma chi è? Ma Devo scappare, raga. parliamo? Scappo. Se io scappo. Mamma sono, ma che cazzo sei? Ma facciamo il giro dalla shortcut che ci siamo aperti dall'altra parte. Dallo studio medico. Ammazzati, va bastardo. Cagare addosso. Vai più. Boh. Ok. Minchia, meno male che sono decorato la strada. Dei rumori di Cristo. Apri quadro elettrico, è sbloccato. Ok. Dobbiamo fare iper mega attenzione. Dimmi quando sei da quadro elettrico. Allora, sono da quadro elettrico, l'ho aperto. Ok, ti Interagisci. dà. Cosa? Si può anche interagire di nuovo? C'è un fusibile. Allora, mi Però. dà. Sì, mi dà la porta del bambino. Sì. Dobbiamo tornare. A parte del bambino ci sarà la fusibile. Mi sa che questa creatura qua spunta solo quando è tutto spento. Dobbiamo riaccendere le luci, penso. Esatto. Occhio adesso a uscire, a A uscire. uscire. A uscire, Gesù. E andiamo dalla porta che c'è. Occhio qua, qua. Per terra c'è un. Vabbè, io faccio intanto. Questa mi piomba in faccia, lo so. Qua c'è la. Occhio che in basso c'è la bambola. Sto Esatto. mettendo rilievo. Così io.
Okay. Boh, qua c'è la luce. Già qualcosa. Ok, beh. Tensione, raga, questa parte è fenomenale. Si può dire un cazzo questa parte qua. Allora, va bene. Allora, cucina. Cucina. Allora. È tutto blu. Quindi è tutto esplodabile. Sto già esplodata. Allora, camera da letto, qua c'è qualcosa. C'è qualcosa sotto il letto, lo guardo dopo. Ok. Però c'è il fusibile. Dov'è il fusibile? È nel lato della stanza. Ah, lo vedo. Aspetta, perché come, non è che come lo togli si spegne la luce, Peppe. Quello è il fatto. Io voglio capire cosa c'è sotto il letto, allora. Esatto. Ah, nasconditi. Oh, ho capito già. Ho capito, dentro che il fusibile ci dobbiamo andare a ficcare subito sotto al letto. Esatto. Allora. Vai, corri. Non ci vedo. Ok, nasconditi. Non vedo un cazzo. Ok. Sono sotto il letto. E poi? Niente, allora. Senti. Delle campane della Madonna di Cristo. Aspetta. Allora, io sono sotto al letto, però mi sa che dobbiamo uscire per nasconderci, cioè, non lo so. Esatto, perché non sta succedendo un cazzo. Intanto diventa allora, tutto. Allora. Il fusibile dobbiamo mettere dall'ascensore, giusto? Sì. Allora, aspetta, fammi vedere la mappa. Allora, dobbiamo fare di qua, cucina. Allora, no. Cucina, poi torni indietro, studio e poi va all'ascensore. È l'unica. Io mi ci sto provando. Dai. Lo sento. Occhio. Piano, Eric, pianissimo. Perché dobbiamo avere il tempo che ce lo troviamo davanti. Vedi, qua devo andare a sinistra. Esatto. Dov'è? fa. Non puoi fare così bene. Dimmi solo, te poi sei scappato? Sì. Sono sotto al letto. Non... Perché mi sono messo... Non vedo un cazzo. Lo so, sì. Lo so, purtroppo è così. Cosa? Mamma. Senti come cazzo se la ride. Oddio! Quindi come la mettiamo? Allora. Praticamente io sono uscito dal letto e gli ho fatto il giro. Però questo corre adesso. Immagino che questo corra. Allora, io devo andare qua a destra. No, io invece. Non ci posso andare a destra. È un problema. Vabbè, faccio il giro lungo. Io invece sono stato stupido, terrorizzato. Ho aspettato che riuscisse dalla stanza. No, esatto. Cosa sbagliata da fare? Sempre se non mi sbuco di nuovo davanti, figlio di troia. Perché io mo sto correndo adesso come un matto. Io sto tornando indietro con lei, ce l'ho praticamente davanti, ma lei non si è ancora accorta che io sono dietro perché sto camminando pianissimo.
Ficca sto fusibile, porco. Tu sei più avanti. Non ha riacceso una minchia il fusibile, raga, è un problema. Aiuto, porco. Che devo fare? C'ho il mostro lì, non mi ha acceso una minchia. Raga, Lala mamma. Non fa un cazzo. Dove devo andare di qua? A cosa serviva il fusibile, raga? Non lo so, era per l'ascensore. Ho detto che tu, buttando nell'ascensore, andava. Ma l'ascensore? Ah sì, ma sono un cretino, bisognava entrare nell'ascensore. Muoviti. Bastava entrare nell'ascensore. Oddio. Chiudi, porco. Ah, è affari in culo. Mamma. Ha buttato a terra tutto, stronza di merda. Brutto come Gesù Cristo. Io sono indietro, ancora qua che cerco di... Io qua c'ho tutta la vista appannata, t'aspetto. Perché c'ho tutta... Cazzo ti ridi, porco di... T'aspetto. Non voglio correre. Grazie, aspetta, sto arrivando all'ascensore. Io a lei non la sto vedendo più. Beato te. Boh, vedi che adesso la luce c'è qua, non dovrebbe succedere niente. Ha la vista appannata. Ah, è l'effetto della luce quando... Penso che abbiamo dovuto ricreare quando sei sempre al buio e poi ti si accende la luce. Questo, magari sbaglio. Sto andando, la stappiccia che ride, eh. Pure io. No. Soggiorno. Ma è partito un video. Anche me. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Dobbiamo cercarla. Allora, sala d'ingresso. Ok. Queste bambole si muovono. Secondo te dobbiamo trovare lei, vero? Trovata. Dove era? È in alto. Secondo piano, puzzola. In merda, ma morso. Secondo piano. Guarda, siamo più che d'accordo su questa cosa qua. Ride. Cazzo ti ridi, porco di... Allora, mi sa che gli armadi vuoti sono anche per cercare questa qua. E noi abbiamo trovato tutti questi armadi vuoti. Allora. Niente, comunque devi girare per la casa, sentire la voce. Ok, io l'ho trovata la prima volta. Mostro del cazzo, bellissimo. Mostro del cazzo. Sì, hai ragione. Scendiamo giù. Ok, non la sto più trovando, mi sto confondendo. L'hai trovata solo una volta? Sì. Ok, stiamo calmi. Sono qua. Solo che qua si agitano sempre di più, tra un po' mi ammazzano. Trovata. Ok. Bicia. Sono dentro l'armadio. Trovata. Vaffanculo. Minchia, tra un po' sì, guarda. Sai che cazzo me ne frega? Te la bambina di merda, dovete andare in culo. È andata di qua. Trovata la terza. Trovata la terza, sì, qua è pace. Che schifo di porco. Vai a fanculo. Cattivona. Abbiamo finito di dire cazzate. Oh boh, orco di...
Boh, abbiamo ammazzato la... Mia. I'll make things right. Mia, risolverò tutto. Siamo sicuri? Cosa sono sti rumori? Ah. Chiave con... con il feto. Esatto, okay. Quindi ora possiamo andarci ad esplorare quella parte di villaggio che ci interessa. Ok. Ciao bambolina. Allora, piccola review della parte di Benevento di Angie. Ah, la bambola è un tesoro. Ah, intanto sta stanza continua ad essere rossa, io ribadisco. È vero. Quindi anche a una volta finito tutto. Andare. Cerchiamo bene. Bella. Molto bella, bella, praticamente molto bella. Zero action totale. Sì, sì, zero action. Questa parte qua è stata chiaramente perché da quello che, allora, da quello che inizio a capire, loro hanno alternato più fasi. C'è la fase action, la fase di esplorazione, questa zero assolutamente action. Esatto, chissà le altre due, mi preoccupano, specie quella con il tizio con il martellone che fa diventa Bloodborne, secondo me. Cioè questa, però, vabbè, stiamo a vedere. Loro... per, penso niente, comunque qua è rossa, io devo capire perché un acido, porco dio. Comunque hai notato una roba, cioè vale. Come abbiamo ammazzato sta vacca è uscito fuori il piedistallo con il flacone. Sì. Cioè quasi come se fosse fatta apposta di... adesso poi magari è solo una meccanica di gioco, sì, magari dice boh, l'hai ottenuta, boh, sì. Però se non fosse una meccanica di gioco qua è blu, io c'ho il blu adesso sotto. Come è possibile? Ho raccolto la bastarda da terra, la bambolina. Boh. Allora è solo quello. Sì, ok. Boh, tutta la casa blu. Abbiamo tutte le armi, tutto a posto, controllato. E niente. Bella, bella la casa di Beneviento. Boh, bella. Finito sto posto di merda. Niente, dobbiamo tornare indietro. Chissà se ci fa prendere il tesoro di Beneviento. Tesoro, adesso. Esatto. No, no, molto molto bella sta parte. Molto molto bella. Molto bella, niente licantropi del cazzo. Ma li conteremo quando dobbiamo affrontare il mostro di 2 metri. Non ti preoccupare. Interessante, interessante, sì sì. A questo punto siamo a metà gioco in teoria. Un po' meno perché immagino ci sarà una fase finale lunga. Però siamo a 2 famiglie su 4. Adesso tesoro di Beneviento. Cosa ci devo mettere? La bambola? No. Non puoi usare questo oggetto qui. Ah, aspetta, ci manca un pezzo, Beppe. Cosa? Che ci manca? Ah, no, ci manca un pezzo di lapide. Allora c'è una porta che non abbiamo aperto. Forse dentro quella casa. Aspetta, prendiamoci un attimo. Aspetta. Fammi esaminare. Niente, sono le gambe della bambina. Perché mi sa che... Mi esaminare Angie qua, che magari ci ha nascosto il pezzo di lapide, no. Per me c'è una porta ancora da aprire sotto nel... Allora, torniamo indietro perché la voglio aprire. Cioè, nel senso, voglio... No! Cosa, Beppe, che hai visto? Non va più l'ascensore per tornare su. Stai scherzando? È tutto blu. È tutto blu, quindi non allora, è qui. Allora, un pezzo di lapide qua. Dove cazzo è sto pezzo di lapide? Perché io ho provato, la cosa più logica era che dovevi esaminare la bambola. L'ho esaminata, non c'è una minchia sta bambola. Ah, Beneviento. Cioè, è qua un pezzo di lapide. Allora, o una cosa dobbiamo trovare più avanti, eh? Mi sembra strano, però. No, ma intanto è tutto blu. Avrebbe poco senso, sì. Però. Prenditi cura di Rose. Attenzione. Intanto cosa? La collana di Luisa, se la spacchi, ti dà una pietra. Che immagino vada venduta. Va bene. Quindi vaffanculo sto Beneviento di sta minchia. Boh, io andrei torniamo. Comunque a dare una salvata alla chiesa del villaggio. Tanto torniamo da Suca. Ma qua c'è una casa, ma c'era prima. Esatto.
No, sai perché sta parte qua è inesplodata? Perché ti ricordi che vedevamo le visioni e Ah sì. non ci faceva andare. Ok. Vai. Oh, non ci credo. Chi sono tornati? Di Lycan. No. Ah. Che culo. I nostri amici fratelli Ma perché sono un sono morti. coglione? I non morti. Ma da buttare giù sono anche abbastanza tosti. No, Perché tutto sono tanti e mi hanno già rotto i coglioni. ma sono Niente, ma difficili da sono buttare proprio un giù. cretino. Allora, raga, per favore, via il cazzo. Ma avete rotto il cazzo, sono sul sotto. Chi quanti cazzo sono? Stanno cristallizzato. Se io li ammazzo perché ti dà il cane. Ah, qua abbiamo un bel fucile a pompa, raga. 9 colpi. Dentro la casa, eh. Tutto questo dentro la casa. Il mandello, la prendiamo. La mina la prendiamo. Ma non li uso questo fucile a pompa, se mi dispiace. E comunque. Per carità, ammazzarli dà risorse, però. Sì, infatti li ammazzo tutti, boh, fanculo, tanto. Basta, però. Grimaldello. Ammazzo questo tanto. Prendi cristallizzato. Ok, boh, adesso sono posso. Boh, io Cazzo adesso di fucile ho ratatusca. trovato, ci fa. Questo qua è il fucile a pompa. Boh, Niente, in realtà però finiamolo vedi che lì. qua c'era l'armadio, non erano da ammazzare, era da scappare e mettere l'armadio, però vabbè. Vabbè, ma io ho trovato un teschio cristallizzato, che ha tanto munizioni ce ne sono un botto. Apri. Sfera con sole e luna. Dove hai trovato questa cosa? Dentro la. Non dentro la Lì casa. in giro, lì in giro. Allora, aspetta, fai così. Ancora. Ah, qua c'è una parte nuova. C'è nuova, c'è un nuovo edificio. Niente, sei andato avanti. No, sono sempre in quella zona, sono andato. Fammi passare, porco d***. Allora, sì, a sinistra, no? Sei andato rispetto alla strada. Ok, chiave del liutaio, che so qual è, e quella col violino. Solo non ho trovato la sfera di Sole e Luna, quindi sono andato a trovarla perché qua c'è. Ma mica hai trovato la chiave. Ah, qua devi inserire una sfera. Allora c'entra la Tu ce sfera di l'hai. sole e luna. Adesso torno indietro e la vado a cercare anche io questa Ah, sfera devo di farmi il merda. minigioco mentre c'ho quelli là che mi mangiano il culo? Tanta roba. Io li ho ammazzati quelli là. Me ne sono sbucati altri, però vabbè. A me piacciono questi minigiochi qua. Tanta roba. Sì, pure a me, solo che devo trovare dove cazzo è la sfera io, un attimo. Piano, si fa piano, porco. Allora, aspetta. Ma la sfera era attaccata alla casa dove c'erano gli zombie? Solo per Era, sì, capire era dove lì c'è nel la sfera. giardino. Ok. Teschio di Onice. Fa bestiale. Questa casa me la dà ancora rossa. Mi sa che il coltello da a parte che questa è una stanza di salvataggio. Il Sì, coltello è esatto, non ho ancora. diventato quasi inutile perché sto cominciando solo a farmi ammazzare con il coltello. Chiave dell'liutaio, ancora rossa. Ho trovato anche quella roba lì, chiave dell'liutaio, so qual è quella stanza che sono capitato ieri con la stanza di violino. Ok, allora attenzione. La signora donna è diventata la figlia adottiva di madre Miranda. Non so chi è la signora donna. In tutti questi anni non sono mai stato così felice. Fin dall'infanzia ha sempre temuto gli altri a causa della cicatrice sul suo volto. Ah, donna Benevento. Esatto. Dopo la morte dei suoi genitori si è rinchiusa in casa e la sua unica interlocutrice è Angie, la bambola che il padre ha fabbricato per lei. Sarò per sempre grato a madre Miranda per la sua infinita misericordia.
La signora donna sembra felice. Forse è frutto della mia immaginazione, ma ho come l'impressione che Angie, la sua bambola, sia più viva che mai. Oggi è venuta a trovarmi in giardino e ha usato Angie per parlare con me. Abbiamo avuto una conversazione piacevole. Ha detto qualcosa riguardo un potente dono ricevuto da madre Miranda. La signora donna mi ha dato dei fiori gialli e mi ha chiesto di piantarli in giardino. Li ho piantati sulla tomba della signorina Claudia. Forse a causa del loro profumo mi sono sentito la testa leggera. Esatto. E poi ho visto la mia defunta moglie come se fosse un sogno. L'ho raccontato a donna e mi è sembrata emozionata. Mi ha chiesto di incontrarla in casa domani. Ha detto che potrò vedere di nuovo mia moglie. Non so come sia possibile, ma è davvero gentile. Allora, praticamente, cosa succede? Madre Miranda di sta minchia. Lei ha praticamente adottato ste quattro orfani che cazzo è, e li ha infettati con robe varie ed eventuali. Una è diventata vampira, una è diventata questa qua, eccetera. E poi ci sono sti fiori di sta minchia che usava Donna Beneviento per farti avere le allucinazioni. Quindi le allucinazioni, esatto, non erano poteri mistici, erano tutto frutto di sti fiori. Sì, esatto, esatto. Però no, sta casa è ancora blu. No, io c'ho una casa rossa. Cosa hai trovato nella casa del liutaio, scusa qua? No, la casa del liutaio? No, nella casa, scusami, nella casa dove hai trovato la chiave del liutaio. Ho trovato delle mine che sono per terra. Munizioni esplosive, niente. Esatto. Già risolto. No. Ho salvato, adesso direi di andare alla casa di sto liutaio perché abbiamo sta tanto chiave. Mi sa che passiamo prima per il duca, esatto. Niente, piazzo il pezzo della bambina. Ok, io ancora no. Perché sono ancora. Comunque solo più 15 colpi di pistola, ammazzando tutti, quindi. Ok. Buongiorno. Prezzo anche il pezzo della bambina. Sto coglione. Ah, Miss Angie. Che sui dioni ci costa un botto. Ok, diamola. La cucina è suga. Vediamo se è sbucato fuori un altro. No, vediamo se è sbucato fuori. No, una nuova valigetta non c'è ancora. Ci sono dei nuovi potenziamenti che... Ah, per l'M1. Potenziamenti, sì. Ma non ho capito, sto fucile che abbiamo trovato, cosa spara? Spara le munizioni bastarde? Ma penso di sì, spara penso il fucile a pompa, quindi sono... Munizioni del fucile penso che usano le stesse. Usano le stesse. Quindi boh, è tipo un upgrade. Mi sa che anche la pistola usa le stesse. Dice? 7-2. No, 18. No, non può usare le stesse. Boh, io fucile a pompa magari lo potenzio ancora. 18-2. Ah, proviamo a vedere un attimo. Sì, no, ora che usa le stesse, mi sa. Sì. Ah. E quindi allora, scelta rapida. Esatto. Sì. Si usa le stesse ragioni. Però raga, serve un cassone, porco dei... Allora, facciamo così. Ci fermiamo per pranzo e appena ci possiamo riconnettere, prima di lui si può riconnettere, scrive all'altro, dai. Saluti a tutti quelli che guardano, però è ora di fare la pappa. Esatto.